Bene, da oggi è possibile per tutti i cittadini pisani accedere a un servizio che prima veniva soltanto erogato dall'amministrazione. E come? Rivolgendosi a quei 10 tabaccai che hanno aderito all'iniziativa proposta dal Comune e definita con l'Associazione Novares e con la Federazione Italiana Tabaccai. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rilevato i dati innanzitutto e poi anche le difficoltà, soprattutto in questo momento in cui abbiamo dovuto contingentare gli accessi per via dell'emergenza sanitaria, chiedendo ai cittadini di concordare un appuntamento con gli uffici dell'anagrafe, e abbiamo invece pensato che fosse comunque molto più semplice per i cittadini potersi rivolgere ai tabaccai. Questa convenzione, stipulata appunto tra amministrazione comunale, Federazione Italiana Tabaccai e Novares, che è la società che ha curato la parte, diciamo, tecnologica delle procedure, porterà sicuramente un vantaggio enorme ai cittadini, che potranno con comodo avere il certificato di cui hanno bisogno, e anche per l'amministrazione comunale, che potrà meglio efficientare il servizio con gli uffici comunali. Teniamo presente che 15.000 sono stati certificati rilasciati dagli uffici lo scorso anno, di cui solo il 16,4% rilasciato tramite i servizi online, che comunque io invito tutti i cittadini parimenti ad utilizzare.